Ciao, allora in questo nuovo video voglio farvi vedere un nuovo episodio del mio decluttering riguardante tutti i miei pennelli, le mie spugnette, eccetera. Seguitemi su Instagram, Facebook perché a breve farò la makeup collection, quindi iscrivetevi anche al canale, trovate il testino diretto giù, qui giù. Mi raccomando, stay tuned perché ci sarà la makeup collection. Con questo episodio finiamo la mia serie del decluttering, che non sarà l'unica, ovviamente magari tra un anno la rifarò, vedremo. Nulla, volevo specificare una cosa, siccome sotto uno degli ultimi video decluttering mi era stato un po' specificato il fatto che non era bello buttare via i prodotti magari buoni. Come vi ho già detto sicuramente negli altri video decluttering, i prodotti che vi dico che butto è perché o sono molto vecchi e quindi non mi fido a darli ad altre persone perché potrebbero avere insomma delle reazioni allergiche, che ne so, magari sono scaduti, soprattutto le polveri che non sai mai quando scadono effettivamente. Se non è per questa ragione e quindi lo dico che li butto, sicuramente li do a mia zia, a mia mamma, alla mia migliore amica, alle mie amiche, insomma. Non è sicuramente non butto i prodotti intatti, nuovi, eccetera, anche perché sono assolutamente contro lo spreco. Quindi, insomma, ci tenevo a fare questa piccola precisazione perché non voglio che si travisi il significato dei miei video, ecco. E nulla, se vi va, appunto, seguite il video decluttering dei pennelli e vi dico anche come li utilizzo, insomma. Mi zittisco, vi lascio al video. Ciao! Allora, comincerei con le mie tre spugnette che sono rispettivamente Real Techniques, ora la vedete così grande perché è bagnata, e questa la tengo naturalmente perché è fantastica, è davvero una delle spugnette migliori che ho, nel senso che è morbidissima e diventa bella cicciona. L'unica cosa è che forse, per essere precisi, questa non è proprio la perfezione perché diventa veramente grande, però si può utilizzare questa parte qui che è piatta. Comunque questa è fantastica e ve la consiglio, se la trovate non costa tantissimo. Questa qui nera è di Makeup Revolution, ha una grana, una consistenza totalmente differente, nel senso che è durissima. Però quando la bagnate diventa bella grande e mi piace tantissimo l'effetto, quindi questa la tengo, costa pochissimo e adoro l'effetto che dà, quindi ve la consiglio anche questa. E viene venduta all'interno di un set di altri tre pennelli. Quindi sì, questa la tengo. Mentre questa qui la butto perché è vecchissima ed è tutta rovinata. In più, quando la bagnate non si gonfia, cioè non, sembra che non assorba l'acqua praticamente, e ha la stessa, più o meno la stessa consistenza della Makeup Revolution, ma questa è totalmente diversa. Questa era di una marca che si trova da Tigotà, se non sbaglio, quindi comunque questa, non, questa la butto ma perché è vecchia. Tirei dai pennelli viso che tengo all'interno di questo vaso, sarebbe un portafiori, credo, dell'IKEA, però io lo utilizzo come portapennelli perché mi ci trovo super super bene. Li lascio qui da parte. Allora, partiamo con questo qui che è di un set di Sephora e penso sia creato per l'illuminante. Lo tengo perché a volte mi trovo a utilizzarlo appunto per l'illuminante, solo che dà un effetto secondo me troppo leggero per l'illuminante e quindi però lo tengo perché è di ottima qualità e mi trovo a volte a utilizzarlo. Poi abbiamo questo set di Fraulein, non so come si dica, comunque questo è il nome. E ne ho altri di pennelli di questo set, alcuni erano rotti, li ho buttati, altri sono comunque pennelli viso, ne ho tantissimi. E di questo set era un set molto completo. Allora, un pelo più piccolino di questo lo utilizzo quando faccio le unghie in semipermanente. E allora, questo qui lo tengo, ma semplicemente per il fatto che magari mi è utile se ho tutto il resto dei pennelli sporchi, ma non mi piace molto perché è molto pungente, non è morbido. E
comunque questi li avevo presi proprio il mio primo set di pennelli quando avevo iniziato a truccarmi, quindi 5 anni fa. E comunque lo tengo, dai. Questo pure lo tengo perché per il contouring non mi dispiace, anche se anche lui non è morbido, è pungentissimo, però lo tengo. Questo lo tengo però per le maschere. Sì, penso di tenerlo per le maschere perché ho visto un video di Eleonora The Lady, vi lascio il link nell'info box, in cui lei utilizzava questa tipologia per le maschere viso, quindi magari lo tengo e gli do una chance, altrimenti l'avrei eliminato perché non è che mi piaccia molto. Questo è il mio preferito di tutti ed è il Satin Brush di Real Techniques, non so se si può leggere. E lo tengo perché per applicare l'illuminante è il miglior pennello che troverete in circolazione. È piccolo, nel senso non è grandissimo, però applica l'illuminante in modo super super preciso. Anche per settare il correttore è fantastico, ma io lo utilizzo principalmente per l'illuminante, quindi lo tengo naturalmente. Tengo tutti questi pennelli da Cipria. Questo è sempre del set di Sephora ed è morbidissimo, è il mio preferito e utilizzo sempre questo perché non è molto grande e non dà l'effetto cakey, diciamo, perché ha la sezione piatta, però è molto, come si dice, morbido, nel senso di proprio, vedete, ha le setole molto larghe, non sono fitte, ecco, quindi lo tengo. E vabbè, tengo anche questi due, sono di Kiko, questo era di un set uscito, mi pare, due Natali fa. Lo tengo anche se non è il mio pennello preferito per settare, perché dà molto l'effetto cakey, però è morbidissimo e anche per sfumare magari una chiazza di contouring o così mi è sempre utile. E questo lo tengo perché non è fitto, appunto, non dà l'effetto cakey, è sempre di Kiko. E mi piace abbastanza, quindi lo tengo. Allora, questi qui li tengo, questo lo adoro per applicare il blush e anche questo anche per sfumare il contouring, eccetera. Sono due fibre. Questo è di Kiko, invece questo è di una marca che è sempre della stessa marca di questa spugnetta qui, che trovate al Tigotà. Mi sembra si chiami Pro. Tengo questi due, allora questo è di Real Techniques, della collezione Bold Metals, mi sembra, ed è il numero 300. Mi piace molto per settare il correttore e sì, lo voglio tenere anche per il blush, è comodissimo, anche perché l'ho pagato un botto. E poi tengo anche questo qui, che è il mio pennello da contouring preferito, è morbidissimo. È della marca Colgate, no, è del... l'ho trovato praticamente se acquistavi due dentifrici, te lo davano in omaggio, insomma, ma ancora anni fa, ed era in collaborazione con Clio. Comunque è fantastico, è il mio preferito e lo tengo. Tengo anche questo qui, mi piace per fare un contouring bello marcato, è tondo. Ed è di Zoeva, mi sembra, no, di Sephora, sempre dello stesso set. Si chiama Small Contour, infatti. E appunto lo tengo. E questo è di Real Techniques dell'Expert Face Brush, però si è cancellato tutto. Comunque lo tengo, è il mio pennello. Se non uso le spugnette, utilizzo lui per il fondotinta. È morbidissimo ed è super super fitto, ma non esageratamente in realtà. Comunque lo tengo perché è il mio pennello preferito da fondo. Qui lo vedo se lo vuole mia mamma, è per il fondotinta, insomma, i classici pennelli a lingua di gatto, però visto che ne ho tenuto uno, questo qui lo do via, è sempre del set di Kiko e niente. Poi tengo questo qui per il blush, è fantastico, è il mio preferito, e non guardate che ora li vedete tutti puliti, ma li ho lavati da pochissimo. Comunque questo appunto sempre del set di Kiko e lo tengo. Tengo anche questo pennello di Make Up Revolution, era all'interno del set insieme a questa spugnetta qui, poi c'era questo e un pennello da sfumatura che vi faccio vedere dopo.
E questo qui lo tengo perché è morbidissimo e mi piace tanto. È veramente, ha un'ottima composizione di setole, mettiamola così. Non perde peli, anche se ne vedete alcuni di tagliati male, ma sono perché appunto sono tagliati male, non si tolgono. E è fantastico quel set per il prezzo che ha. Invece questo vedo se mia mamma lo vuole, perché è duro, 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 duro e fa anche male, insomma, nel senso non è piacevole applicarsi il fondo. Quindi questo vedo se lo vuole mia mamma. Questo è un pennello di Zoeva, si chiama Lux Face Paint ed è il numero 109 ed è il classico pennello da contouring, diciamo, con la sezione piatta. E lo tengo perché ogni tanto mi trovo ad utilizzarlo ed è di ottima qualità. I pennelli Zoeva sono ottimi, infatti appena riesco voglio prendere un set. Comunque appunto questo lo teniamo. Infine ne abbiamo due. Questo è di H&M e vedo sempre se mia mamma lo vuole perché è veramente troppo fitto per me. E sì, appunto era di H&M e lo vedo se mia mamma lo vuole. Invece tengo questo pennello qui per il contour, cioè è di Essence, sarebbe per il blush, ma io mi ci trovo da Dio per fare il contouring. Ha la sezione piatta, anche lui, solo che è tagliato in orizzontale. E è corto, quindi faccio fatica a vederlo su questi portapennelli, però lo utilizzo, come vedete, già sporchino. Quindi lo tengo. Passiamo ai pennelli viso, anche perché sta venendo super lungo questo video. Allora, ne vedete alcuni di sporchi, alcuni di puliti, perché di sì. Questo lo tengo perché lo trovo utilissimo per piegare per pettinare le sopracciglia, quindi lo tengo. Poi ho un po' di pennelli da sfumatura, diciamo a base larga. Questi qui sono quelli che mi saltano all'occhio per primi, sono due di Kiko e due di Essence. Questi di Essence sono fantastici, li adoro, sono pressoché uguali, solo che due di due collezioni diverse. E li tengo entrambi perché mi piacciono tantissimo. Questi di Kiko anche li tengo, ma sono più ispidi, un po' pungenti, quindi mi trovo a utilizzarli meno. Però li tengo perché se gli altri sono sporchi, questi per dare una sfumata generale, diciamo, li adoro, quindi li tengo. E altri due pennelli da sfumatura però hanno, diciamo, la base piatta, non so se potete notare. Questo è del set che vi dicevo di Make Up Revolution e lo tengo perché è il mio pennello preferito da sfumatura, davvero. E tengo anche questo qui di Zoeva, che è il dupe del 2.17 di MAC, comunque il 2.27 Lux Soft Definer, anche lui base piatta, uno dei miei pennelli preferiti, morbidissimo e praticamente sfuma da solo, quindi lo tengo naturalmente. Poi passiamo a, non lo so, dei pennelli con poche setole. Ok, forse così ci siamo. Ok. Allora, questi tre, aspettate, sono sempre del set Fräulein e mi trovo a utilizzarli moltissimo e li tengo tutti perché per applicare l'ombretto sono i migliori, cioè i migliori, questa forma qui è la migliore, quindi li tengo. Così come tengo questo di Sephora, del set di prima, e mi piace perché è abbastanza fitto e quindi applica in modo molto omogeneo l'ombretto. E lo tengo. Poi ho questo pennello angolato qui che tengo perché mi è utile per la V esterna dell'occhio e comunque sfuma benissimo, sempre set Fräulein. Comunque sì, questo lo teniamo. Invece do via, ne tengo soltanto uno magari o due. Questi fatti con la doppia setola, sempre set Fräulein, non mi piacciono. Questo lo do via sicuramente. E tengo magari questo qui per il rossetto. Sì, dai, questo lo tengo e questo lo do via. E do via anche questo, ma questo mi sa che lo butto perché vedete è tutto rovinato ed è molto vecchio, quindi questo lo buttiamo. Pennelli con la base molto fluffy.
baffi, diciamo, sono questi qui, sempre due di Fraulein e uno di Sephora. E li tengo perché mi sono molto comodi per applicare l'illuminante sotto l'arcata sopraccigliare, quindi li tengo tutti perché mi sono comodi essenzialmente per quello. Questi li do via, vedo se mamma li vuole per pettinare le sopracciglia perché non mi ci trovo proprio, quindi ciao. Questo qui per la rima cigliare inferiore per sfumare l'ombretto è top, davvero, sempre il set di Sephora e lo tengo. Questo pure lo tengo perché è un pennello a penna molto piccolo e lo tengo perché anche per applicare l'illuminante all'angolo interno mi sento di doverlo tenere, insomma. Con la base sintetica per applicare l'ombretto che tengo, e sono questi tre. Questo è Essence, è fantastico per me, è uno dei migliori pennelli. Quindi Essence ve lo consiglio perché ha dei pennelli carini, costano poco e sono molto funzionali, quindi questo lo tengo. Come tengo questo di Kiko, solito motivo. E poi questo è doppio e l'avevo trovato nella Naked 2, alla sezione per applicare appunto anche prodotti in crema, vanno bene con queste setole sintetiche. Io lo utilizzo anche per i glitter, ad esempio. E poi c'è questo pennello da sfumatura che non mi piace molto perché è molto duro, però per applicare il colore nella parte esterna dell'occhio mi trovo bene e quindi lo tengo, insomma. Poi abbiamo pennelli per l'eyeliner, ne ho un'infinità. Vi dicevo, ho tutti questi pennelli. Allora, per l'eyeliner, perché io sono un amante dell'eyeliner, questo qui lo tengo, però non so se riuscite a vedere, ha dei peletti qui e mi viene malissimo l'eyeliner, quindi provo a tagliarli. E appunto questo qui lo tengo. Questo anche lo tengo perché mi piace molto ed è perfetto, quindi lo tengo. Questo qui lo tengo. Anche se è sporco lo devo lavare, comunque idem per questo. Ma vedete, tutti questi sono i miei preferiti. Ne ho 2, 4, 5 e sono tutti di Essence. Sono i miei preferiti e gli unici che utilizzo. Comunque li tengo, li devo lavare. Questo lo butto perché, come vedete, è tutto rovinato e ha le setole così che mi sporcano tutto l'eyeliner che faccio. Quindi lo butto. Questo provo a vedere se mamma lo vuole, perché è perfetto, ma non mi trovo bene con la forma. Lo metto qui da dare via. Questo qui lo elimino, ma non perché voglio eliminarlo, ma perché è tutto, vedete, tutto storto e non torna nella sua posizione. Questo è troppo grosso, e poi tutto con i peletti tutti fuori posto, quindi lo butto, ma perché è vecchio, è di H&M. Questo l'avevo trovato dentro un eyeliner, posso tenerlo anche per le labbra magari, quindi della L'Oreal, comunque lo tengo. E questo anche vedo se mamma lo vuole, sempre del set di Kiko, ma non mi trovo bene perché è molto molto grande come, quindi vedo se mamma lo vuole. Questo lo tengo, idem, questo sono uguali, li ho trovati nelle palette Makeup Revolution, mi piacciono moltissimo, hanno una parte a penna barra per sfumare, una per applicare l'ombretto e mi piacciono molto, li tengo. Questo lo tengo di Essence ed è un pennello a punta che mi va di tenere perché mi piace molto. Questo lo tengo perché è fantastico, praticamente penso sia per il correttore del set di Kiko. Però per sfumare complessivamente tutto il trucco, praticamente lo sfuma da solo, quindi lo tengo, mi piace. Questo lo tengo sempre a punta, mi trovo benissimo. Queste due spugnette le butto, insomma, sono quelle spugnette per applicare l'ombretto che io utilizzo le dita se proprio non riesco, ne ho un'altra. Queste le butto perché tanto non me ne faccio nulla e nessuno se ne fa nulla. Questo pennello punta penna, diciamo, lo tengo, mi piace molto. Invece questo lo butto perché, come vedete, l'ho tranciato.
Era per i glitter, diciamo, in silicone, ma l'ho tutto rotto, quindi lo butto. Sai, sono molto contenta di aver fatto questo decluttering perché volevo farlo e l'ho fatto, essenzialmente. Io spero tanto vi sia piaciuta questa serie perché con questo episodio abbiamo terminato il mio decluttering, almeno per il momento, poi magari tra un anno lo rifarò, vedremo. E ora voglio girarvi la makeup collection, ora che è tutto a posto, diciamo. Quindi se vi va per vedere la makeup collection, iscrivetevi al mio canale così non vi perderete altri video, i prossimi video. Seguitemi su Instagram, Facebook, vi lascio tutti i link giù nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!